la vita e i miracoli di San Nicolò Politi raccontati attraverso grandi proiezioni. Suggestivo momento questa sera in Piazza Umberto ad Adrano per la prima delle tre giornate dedicate al santo patrono della città. Ad allietare, a rendere tutto più bello, più raccolto, le note del quartetto d'archi Bellini sul sagrato della Chiesa Madre. Nicolò a sua immagine, al nostro microfono Giuseppe Lazzaro D'Anzuso, autore della drammaturgia. Una novità importantissima, perché l'iconografia di San Nicolò non è così ricca. E per i devoti che affolleranno come sempre questa piazza, sarà importante poter vedere rappresentati queste fasi della vita: il miracolo delle pere, la tentazione del cavaliere, la preghiera di San Nicolò alla Madonna e poi l'aquila che porta il pane a San Nicolò, i simboli di San Nicolò, il teschio, il bastone crociato, poi vedremo come la croce è il punto cruciale appunto della sacra rappresentazione di sabato. Saranno delle immagini in cui il popolo di Adrano verrà chiamato ad assistere alla vita miracolosa di San Nicolò da una narratrice che si chiama Giovanna Mangiù e che racconterà appunto tutto questo. Belle immagini e bella atmosfera, resa possibile anche grazie alla presenza dei monumenti architettonici in Piazza Umberto. Bellissima, vediamo veramente la gente che guarda queste proiezioni di luce e sono veramente contenti. La città è in festa. E sono le feste patronali molto sentite e come ogni anno escono tutti, c'è una grande partecipazione, una comunità in festa. Il messaggio che mi sento a nome mio del Consiglio Comunale è innanzitutto di augurio: questa città deve riuscire a crescere, deve trovare i punti di riferimento per uno sviluppo non soltanto economico ma anche sociale, punti di riferimento importanti. Credo che da un lato l'amministrazione, dall'altro lato il Consiglio Comunale non sta facendo mancare quello che è il supporto necessario ad una comunità. Bellissimo, veramente non me l'aspettavo, sapevo già, ma non pensavo che fosse veramente così bella. Poi questo sottofondo musicale regala un'emozione ancora più forte. Spero che questo arrivi a tutti gli adraniti, perché è quello che vogliamo e tutto ciò è per loro. Come sta vivendo questo momento sia da assessore sia da cittadina di Adrano? Con immensa gioia, perché vedo che Adrano finalmente vive. E questo è importante, perché era il nostro obiettivo, quello che ci siamo prefissati già dal primo giorno, e siamo contenti di poter regalare queste emozioni a tutti gli adraniti perché lo meritano. Infatti ha detto bene, emozioni che gli adraniti aspettano come ogni anno proprio per San Nicolò Politi, e ogni anno forse si aspettano ormai sempre qualcosa in più. E la vita è fatta di emozioni e poi San Nicolò Politi per noi è il nostro santo patrono e pregherà sempre per noi e ci darà anche la forza per poter migliorare questa città. Ce la faremo, ne sono sicura, con l'aiuto di tutti ce la faremo. Sindaco, qual è l'emozione che sta provando in questo momento? Emozione indescrivibile, perché quando lavori in maniera seria, quando ti impegni a fare qualcosa per la tua città, per i tuoi concittadini, e c'è il sorriso che la gente ti offre in un momento come questo è veramente soddisfacente. Io sono felice per quello che abbiamo creato e soprattutto per il messaggio che vogliamo dare. Come vedete, abbiamo fatto una prefesta con spettacoli di cabaret, spettacoli musicali. Ma questi tre giorni sono dedicati a lui, al santo, sono dedicati alla sua storia, sono dedicati al suo impegno, alla sua carità, ed è quello che vogliamo trasmettere ai nostri giovani, conoscere quella storia e possibilmente diventare devoti, non in modo folcloristico ma in modo vero, sincero,
con grande sentimento di attaccamento, perché abbiamo sempre bisogno di chi ci aiuta, abbiamo bisogno di esempi e San Nicolò Politi è stato un esempio. Si sta raccontando la vita di San Nicolò Politi attraverso la proiezione di questa splendida immagine, tutto questo grazie anche ad un centro storico meraviglioso, quindi vengono esaltati anche i beni artistici che ci sono presenti in piazza. Ti ringrazio per questo, da giornalista, questo piccolo riassunto che poi è la verità. Volevamo esaltare quanto di bello c'è ad Adrano e lo volevamo esaltare, lo abbiamo fatto con immagini che ricordano quell'uomo, con immagini che ricordano quella carità, quei sentimenti. E devo dire grazie a Buongiorno Sicilia che ogni anno indovina il tema che si avvicina a quello che deve essere il messaggio da trasferire per i devoti e per tutti quelli che non conoscono San Nicolò Politi. Quindi ritengo che abbiamo colto il segno, abbiamo dato e abbiamo offerto qualcosa di positivo, che è quello che poi noi vogliamo, non solo alla città ma a tutti quelli che vengono qui per passare i loro giorni di ferie e a tutti quelli che vengono ospiti a guardare cosa succede nella nostra città.